Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che siamo qui finalmente con la prima serie in assoluto sul mio canale riguardante la carriera allenatore su FIFA 15. Abbiamo scelto, anzi ho scelto lo Schalke 04, molti mi avevano consigliato altre squadre, ma per esempio il Southampton è stata, la stanno facendo già in tanti, quindi sarebbe stato anche monotono. Invece io vi voglio portare una carriera con lo Schalke che non ho mai fatto. Io in realtà ho fatto qualche volta la carriera in FIFA 14, ma così per divertimento. Io invece vorrei portarvi qualcosa di più serio e interattivo, in cui appunto sia me che voi che mi state seguendo decidete un po' come verrà svolta. Intanto mettiamo la rete globale, aumento del 60% del tuo budget trasferimento iniziale. Io direi di tenerlo, visto che ho visto anche qualche youtuber che l'ha tenuto questo aumento del 60%, tipo MGH, come cavolo si chiama lui, se non sbaglio, o The Master Bucks, però comunque sia. Vabbè, mettiamo così, almeno abbiamo un po' di soldi. Andiamo a sceglierci lo Schalke, se lo troviamo, eccolo qui, ha un budget trasferimenti di 10 milioni. Quindi subito scegliamo 4 stelle, difficoltà, io metto campione, in realtà non ho mai giocato contro il computer quest'anno, quindi non lo so come sarà, poi vedremo durante le partite. 6 minuti, flessibile, valuta euro, rose utilizzate, scarica più recenti, scarica più recenti. Va bene, avanti. Download aggiornamenti. Adesso in questo primo episodio sarà molto breve perché vi farò sostanzialmente vedere la squadra e vi parlerò un po' dei cambi che vorrei fare. Willy Picollo. Vi farò vedere un po' i cambi che vorrei attuare alla rosa. Comunque abbiamo già dei giocatori buoni come Maier, abbiamo anche Goretzka, quindi abbiamo tanti buoni giocatori. Però comunque sì, adesso vedremo un po' come cambiare la cosa. Sì, ho pure sbagliato a scrivere. Ok. Nazionalità, Italia. Giù. Eccolo qua. Ah, è importante, questa serie sarà in live, tranne forse gli episodi del mercato, perché sarebbero lunghissimi da fare in live. Però penso che farò tutto in live commentary, quindi sarà anche più divertente secondo me. Comunque, allora, divisa, camicia e cravatta, tuta, completo. No, scusa, completo, noi siamo eleganti. Blu marino, carnagione intermedia, tipo di corpo, magro, normale, magro. Ok. Ecco qui, la società FC Schalke 04 riflette sul futuro del nuovo tecnico Orgasmic. Bellissimo. Ok ragazzi, eccoci qua nella home page della carriera. Andiamo subito a vedere quali sono le notizie della posta. Obiettivo coppia nazionale, raggiungi i sedicesimi di finale, non credo sia un grosso problema. Vabbè, il presidente ci parla del mercato, vabbè, ma queste sono boiate. Dovremmo cercare un attaccante, ci dice il nostro assistente allenatore, ma è quello che appunto pensavo anch'io, perché in realtà di attaccante abbiamo solamente Huntelaar, se non sbaglio. Qui vabbè, Marcus Caligiuri, vabbè, questo è l'osservatore, obiettivo campionato, prevede la vittoria di una coppa, qualificati per l'Europa League, ok, quindi tipo dal quarto o quinto posto e qualcosa del genere. Vabbè, dopo vediamo gli assistenti, andiamo a vedere la nostra squadra. Giochiamo con, allora qui è impostato il 4-2-3-1, ma io vorrei giocare con un modulo diverso, e cioè, adesso qui non sono molto belli i moduli, sono fatti un po' alla cazzo di cane, tipo il 4-1-4-1 volevo utilizzare io, però qui non so com'è, ah forse è questo, eccolo qui, questo sarebbe il modulo. Huntelaar ovviamente in attacco, abbiamo Farman in porta, in difesa abbiamo, scusate, Övedes al posto di Ayan, che comunque cresce bene quel giocatore lì, mi sono informato. Noi starter lo togliamo e mettiamo un altro difensore tipo Matip, che anche lui ha una buona crescita. Terzino sinistro, qui abbiamo Aogo, io preferisco Kolasinac, che è lui, che anche lui cresce.
Poi terzino destro abbiamo Uchida, il giapponese, però io penso che lo cambieremo, cioè lo terremo come sostituto, io vorrei comprare un terzino destro migliore. Poi andiamo a centrocampo, abbiamo Boateng che lo spostiamo però sul proprio offensivo. Abbiamo Clemens qui, ma lo tengo in panchina probabilmente, e faccio giocare, se lo trovo, non c'è Höger, com'è possibile? Vabbè, non c'è Höger. Vabbè, allora mettiamo Neustädter, eccolo qui. Allora, dicevo, Choupo-Moting in panca. Ah no, eccolo Höger. Eccolo qui, lo preferisco a Neustädter. Quindi mettiamo Höger qui, Farfan esterno destro e non Sam, perché Farfan è sicuramente un po' più forte, però Sam lo teniamo in panchina. Qui sulla sinistra ovviamente, il mio cane sta impazzendo, qui sulla sinistra mettiamo senza dubbio Draxler, non possiamo non metterlo. E qui questo Choupo-Moting qui lo vorrei tenere in panchina perché in realtà sarebbe esterno sinistro, quindi il sostituto di Draxler. Quindi noi come CC un po' più offensivo possiamo mettere o Maier o Maier, mettiamo Maier. Ok, così almeno cresce giocando. Questa sarebbe la mia squadra che avevo pensato. Ovviamente io vorrei cambiare il terzino destro e prendere un attaccante. Sostanzialmente sono queste le mie idee. Dopo vi faccio vedere chi pensavo. Per la panchina invece teniamo ovviamente Neustädter, teniamo Choupo-Moting, poi Felipe Santana, poi abbiamo Aogo e chi altro? Goretzka, vabbè, lo teniamo. Però anche Clement lo volevo tenere. Gli altri sono tutti dei bambini, si può dire. Sì, va bene così. Questa è la nostra panchina, perfetto. Per la squadra avevo pensato magari come terzino destro, avevo pensato a Danilo del come si chiama, del Porto, oppure Klein del Southampton, o anche De Sciglio si può anche prendere, però bisogna vedere quanto costeranno questi giocatori. Poi nel secondo episodio faremo tutto il mercato, o almeno il primo mese di mercato, poi vedremo. Poi per l'attacco non lo so, in realtà mi affido a voi, c'è il mio cane che sta impazzendo, mi affido a voi per l'attacco, quindi scrivete nei commenti cosa secondo voi dovrei prendere, ecco. Dunque ragazzi, io penso di terminare qui il primo episodio, vi ho fatto un po' vedere la situazione dello Schalke, la squadra, quali sono gli obiettivi principali. Ovviamente dovremmo tenere anche qualche soldo per il mercato invernale nel caso succedesse qualcosa di imprevisto, non si sa mai in questo gioco. Io comunque le partite penso di giocarle tutte, di non simularle neanche una, perché comunque sia ne farò magari tipo due a episodio e via. Le simulerò magari solamente le due tre amichevoli iniziali, perché proprio non mi interessa sinceramente. Quindi ragazzi, io spero che questa serie vi piaccia, spero che sarà seguita, perché io mi impegnerò sicuramente un po' nel realizzarla, perché voglio portare qualcosa di serio anche in questa modalità sul mio canale. Io vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace per supportarmi alla grande. Per il secondo episodio lasciate almeno 400 mi piace, così da invogliarvi a registrare il secondo episodio. Io penso che farò uno o due episodi massimo la settimana, perché sennò diventa troppo pesante, però non vorrei farli troppo lunghi perché potrebbero diventare noiosi. Molti youtuber li fanno video di 20 minuti, però secondo me è esagerato, è troppo, poi magari la gente si stufa anche. Pensavo di farli tipo massimo 10 minuti a episodio. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente scrivete un commento, come ho detto prima, come la vorreste vedere voi impostata la squadra, quali giocatori dovrei prendere secondo voi. E niente, basta, iscrivetevi al canale, alla mia pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, restate connessi, bella ragazzi!